È un no che urla tutta la rabbia contro il dramma degli incidenti sul lavoro, quello della mostra fotografica che sarà allestita dal 20 novembre a Fossano da Amnil e Inail. È un messaggio molto forte perché attraverso la fotografia uno colpisce la mente, diciamo. È molto più forte di uno scritto, di un film, diciamo, perché la fotografia rimane e la fotografia specialmente di un incidente sul lavoro, di un superstite, colpisce per l'espressione che è data. E allora con questo si spera che alle giovani leve che inizieranno il lavoro siano più consapevoli e nello stesso tempo facciano più attenzione alla sicurezza. L'iniziativa, nel segno della sensibilizzazione e della prevenzione, coinvolge la città cuneese che negli ultimi anni ha pagato di più in termini di vite perse sul lavoro. Un dramma, quello delle morti bianche e degli infortuni, che in provincia di Cuneo sta registrando una diminuzione, ma c'è un però. Siamo passati in sostanza dai 13.800 infortuni denunciati nel 2005 ai 12.100 del 2009. Qui inutile nascondersi dietro un dito, abbiamo sì l'ambizione di dire che questo sia avvenuto anche in ragione dell'azione di prevenzione che abbiamo fatto, ma questo declino, questo salto, questo miglioramento drastico dell'andamento infortunistico è dovuto senz'altro alla crisi, cioè alla diminuzione delle ore lavorate e alla minore esposizione dei lavoratori a fattori di rischio. Per quanto riguarda il comparto industria e servizi abbiamo in media una diminuzione del 10%, così per altri comparti, mentre ce ne sono alcuni che ahimè sono in controtendenza ed è questo un dato che poi dovrà essere condiviso e lo è già con le forze sindacali, con le altre realtà istituzionali e con le associazioni datoriali. In particolare in agricoltura abbiamo un aumento degli infortuni di circa il 7%. Se vogliamo dare una declinazione al femminile, ed è l'unica declinazione al femminile che non vorremmo mai dare, possiamo dire che gli infortuni che riguardano le lavoratrici sono all'incirca il 25%.